Eccoci ragazzi con la terza ed ultima parte. Oggi andremo a creare due habitat. Ovviamente li farò io e vi farò vedere semplicemente la conclusione per arrivare a 7. Ho già creato le due mostre per i due serpenti che inseriremo, vi lo dico già, e dobbiamo raggiungere 10.000 di guadagno. Penso che inserendo i due habitat e le due mostre potremo aumentare abbastanza i biglietti, il costo dei biglietti dello zoo, andando sempre nella panoramica, che grazie al Grizzly sono già diventati 14, gli adulti e 7 i bambini, potremmo arrivare anche 10.000 di profitto all'anno, quindi non dovrebbe esserci neanche troppo lavoro da fare. Ora iniziamo subito a inserire le due specie da mostra, andando sempre in scambio mostre, uno è il crotalo adamantino che inviamo subito a sinistra, intanto che lui viene consegnato, in teoria dovrebbe essere già qui, appunto. Andiamo a sistemargli leggermente la temperatura e diminuire leggermente l'umidità. Poi inseriamo subito il suo contenuto educativo qui, altrimenti non ce la faremo. Volevo andare giusto a vedere il maschio. No, io in realtà ti ho detto che volevo vederlo. Volevo vederlo, ma se me lo fai vedere così. Ah, ok, il maschio è lì. Quindi se voglio posso vedere la femmina. Il maschio si è nascosto. Ma dov'è che si è nascosto? Nel buco. Va bene, perfetto. Facciamo subito partire la ricerca. Vediamo cosa abbiamo sbloccato nel frattempo. Facciamo partire la ricerca con una persona a caso, ad esempio questo. E andiamo subito a cercare insieme questa volta un altro animale. Direi già la vipera soffiante, però il maschio è scarso, seppure le femmine siano entrambe molto buone. La vipera della morte, al contrario. C'è il maschio bello ma non le femmine. I ragni per questa volta li eviterei. Serpente bruno sono tutte femmine. Abbiamo detto che ci serve un serpente e ci mettono di tutto. Il mostro di Gila, queste cose qui sono rettili ma non serpenti. Crotalo adamantino l'abbiamo già messo. Boa constrictor, boa constrictor, boa constrictor. Se questo è buono, ok. Boa constrictor femmina buono, maschio è buono sicuramente perché abbiamo o un oro o un argento. Direi di andare sull'oro che intanto di punti di crediti salvaguardia ne abbiamo tantissimi. Inviamoli subito qui e completiamo le quattro specie da mostra all'interno dello zoo. Qui possiamo chiudere e qui andiamo subito a inserire, prima che arrivino tutti questi, i suoi contenuti educativi. Alziamo un attimo la temperatura e andiamo a abbassare, no, alzare di uno l'umidità. Andiamo a vedere se questi vanno bene. Sì, alzerei magari di 1 o 2 gradi la temperatura e abbasserei ancora un attimino l'umidità. Sempre il boa constrictor, anche lui dobbiamo alzare ancora un attimino la temperatura. Ancora di 2, perfetto, 27, 28, no, ho alzato troppo, no, va benissimo, l'umidità va benissimo. Ora iniziamo la ricerca anche di questo, che possiamo dargli questo un po' a caso. Intanto che loro fanno la ricerca, noi chiudiamo innanzitutto le finestre, perché come sapete è inutile averle aperte tutte. Nella realtà più finestre chiuse ci sono, meglio sta l'animale. No, la 4 ci serve. Soprattutto perché abbiamo chiuso la 2. Si sente più al sicuro. Abbiamo messo la struttura al contrario, ma sinceramente non c'è problema. Oggi punto a finire queste missioni della carriera in modo da passare subito alla prossima. Queste missioni ci servono principalmente perché sbloccheremo gli scenari, ovvero questo scenario ci verrà sbloccato e potremo costruirci noi il nostro zoo. Penso
Penso di poter arrivare a costruire anche qui, a dir la verità, fino ai confini della mappa, ovvero questo grande quadrato. È tutto edificabile in teoria e si può pensare a qualcosa di veramente, ma veramente grosso, però sono sicuro di non farlo in tempi brevi. Sicuramente andremo tra qualche mesetto a farlo. Ora ho altre serie da concludere su questo gioco. Perfetto ragazzi, siamo riusciti a concludere anche la Stella d'Oro in tempi veramente molto brevi. Ora, se volete vedere, mettete in pausa. Vi volevo far vedere semplicemente che stavo creando molto velocemente una zona ristoro che però non è finita e non ho fatto tempo a iniziarla. Ho creato il pat, non mi viene il nome, stavo iniziando a mettere qualche negozietto, le toilette, l'elettricità, dovrei continuare anche la, non so come chiamarla, la vista panoramica. Sembrano delle formiche che si accalcano tutte a questi negozi. Anche se non basteranno mai, guardate quanta gente ci sta andando. Poverini. Perfetto ragazzi, abbiamo concluso le prime tre missioni del Parco Zoologico Foglia d'Acero. In realtà le uniche tre missioni, non le prime tre missioni. Veramente molto facile. Anche perché non abbiamo fatto nulla di troppo impegnativo. Partiamo subito dall'area visitatori, che non è stata completata, però devo dire che questo scenario mi piace molto, mi piace veramente veramente tanto e ovviamente ti direi anche che è il mio preferito, però non ne ho provati altri. Bisogna vedere se effettivamente noi possiamo costruire, ad esempio qua, sì, possiamo costruire anche qua, quindi creare una vera e propria, un vero e proprio zoo totalmente nostro. Ah, ecco, qui abbiamo il limite di dove possiamo costruire, in teoria, questa linea tratteggiata. Dovrebbe essere il nostro limite. Sì, perfetto. Quindi il nostro zoo è tutto questo. È relativamente grande, se proprio dobbiamo dirla tutta. Ci sono le montagne, quindi è un po' più difficile gestirlo, ma è veramente, veramente grande. Qui abbiamo finito ancora la ricerca per i pavoni, però ormai non ci interessa più. Andiamo a vedere velocemente quello che abbiamo inserito. Poi penseremo già al prossimo episodio, nel quale inizieremo il secondo parco. Qui ovviamente la piccola area staff dedicata alle mostre. Ricordavo di doverne fare di più, per quello avevo fatto un'area staff completa dedicata, ma alla fine è servita anche come centro di ricerca. Nella prima mostra abbiamo ovviamente i 100 piedi amazzonici giganti che si sono riprodotti fin troppo. Andiamo velocemente a vederne uno. Visuale. Dov'è? Si muove, non lo vedo, è troppo. Sono anche spiritosi a dir la verità. Come farò io a vederlo? Comunque possiamo ammirare quelli là sotto. Sono abbastanza carini, un po' troppo rossi, direi. Dovrebbero essere un po' più, un colore un po' più particolare. Questo è qui, vediamo se riusciamo a vederlo. Speriamo di sì. Dai, possiamo vedere questo qui sopra invece di guardare proprio quello. Comunque è abbastanza carino. Oddio, cos'è successo? Abbiamo posizionato. Stiamo posizionando dei sentieri, fa niente. Spostiamoci a vedere. Che guai abbiamo combinato? Nulla, fortunatamente per ora nulla. Vedete anche qui la cascata. Come scenario è veramente veramente bello. Nella terza mostra abbiamo ovviamente il crotalo adamantino occidentale. Anche lui fortunatamente è qua fuori, non dobbiamo andare a cercarlo. Abbastanza carino, non si vede bene la testa. Ok, li vediamo entrambe. Cioè, tutti e tre gli esemplari che possediamo. Nella quarta mostra, quarta ed ultima mostra, abbiamo il boa constrictor. Questo è nascosto? No, possiamo vederlo benissimo.
Devo dire che oltre ad essere fatto veramente, veramente bene, è anche veramente, veramente bello. Passiamo subito agli habitat veri e propri. I primi tre habitat molto, molto semplici, perché ci serviva giusto guadagnare, non ci serviva semplicemente creare un grande habitat, anche perché sono tutti e tre esemplari che vivono in pianura, questo nel Nord America e questi nella savana. Quindi non necessitano piante, come possiamo andare a vedere nei loro interessi, non sono maltrattati, sono perfettamente a loro agio. Questa ha un po' poche dotazioni perché sono nati tutti i cuccioli, sarebbe da smistare, però con questo zoo abbiamo finito. Abbiamo i bisonti americani, le antilopi nere, gli gnu dalla coda bianca, che coda bianca, un po' poco. Poi abbiamo i nostri grizzly, che in teoria noi se ci mettiamo in una persona forse potremmo anche vedere. Però si sono lamentati che volevano più rifugi, difatti come potete vedere gliene ho messi qualcheduno qua e là più piccolino, e poi si sdraiano nell'abbeveratoio grande. Voi ditemi. Mi rimangono ragazzi da mostrarvi i macachi giapponesi, che in realtà avevo già preparato nello scorso episodio. I prossimi animali sono i lupi grigi nordoccidentali, giusto? Chiamiamo meccanico. Sì, ok, sono i lupi grigi nordoccidentali, carini, a quanto vedo dormono tutti. E infine i pavoni, pavoni che ho preso giusto per completezza, perché avevo quasi completato tutto. Eccoci finalmente giunti ragazzi alla fine del primo scenario, il parco zoologico Foglia d'Acero. Se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo episodio con un nuovo scenario.